L'innovazione nel mondo digitale è stata al centro di un convegno al Grand Hotel Biglia. Vediamo il servizio. Si può fare innovazione in Italia? Si può fare. Può essere in alcuni casi difficile, soprattutto lento, forse lento è la parola giusta, però l'ecosistema sta crescendo e quindi ho fede nel fatto che migliorerà tutto. Il tema è sempre all'ordine del giorno, anche se si può declinare sotto tanti aspetti e da tanti punti di vista. Se ne è parlato anche al congresso organizzato al Biglia da Digital Magics, incubatore di progetti digitali. L'Italia sta partendo, anche se piano, nel campo dell'innovazione digitale, ma ci sono ancora problemi strutturali a partire dalle università. Sono oggi dei buoni generatori di conoscenza e di qualità. Che cosa manca è la seconda parte, cioè come trasformare questa conoscenza, io dico in modo un po' più aulico, in progresso, che vuol dire crescita, vuol dire attività culturale, attività di formazione. Per fare questi mestieri ci vogliono competenze e queste competenze non sono quelle tradizionali di un professore, sono analisti finanziari, esperti in proprietà intellettuale, consulenti aziendali. In Italia, se lei pensa al tema dell'istruzione, della formazione, negli ultimi anni dell'università nessuno insegna come fare ad aprire una nuova impresa, ti viene insegnato a mandare un curriculum, ma non ti viene detto che puoi fare una tua impresa, tua personale. Noi riceviamo tantissimi ingegneri con 110 lode, quozienti intellettivi altissimi, con il terrore della partita IVA. Dove non arriva l'istruzione formale, quindi, servono altre spinte, come quelle degli incubatori di aziende e talenti. L'Italia è un paese che sta partendo molto più lentamente su questi temi. La Francia ha annunciato investimenti pubblici per 10 miliardi di dollari. L'Italia in questo sta ancora un pochino indietro, ma in realtà abbiamo tanto talento e per questo è il motivo per il quale tanti fondi internazionali cominciano ad arrivare in Italia. Allora la sfida oggi è mettere a sistema chi già fa delle belle cose e dargli l'opportunità di crescere più velocemente grazie a un grande sviluppo internazionale. È necessario avere queste strutture intermedie, questi hub dell'innovazione come sono nati per esempio in Inghilterra, che vuol dire che hanno ad un certo punto, quando hanno raggiunto una certa maturità, hanno spostato queste attività fuori dall'università, ma governate dall'università. Quindi le università devono essere consapevoli che non perdono niente, guadagnano.